Buongiorno, oggi è lunedì 16 agosto. Scusate se ieri siamo spariti, ma siamo stati a mangiare a casa di Betta e poi nel pomeriggio siamo dovuti tornare a casa perché era un po' giù e quindi abbiamo preferito tornare a casa. Ho fatto un sonnellino, insomma, perché ancora non è al pieno delle forze e quindi poverina. E siamo tornati a casa e ha dovuto riposare un po'. Adesso io sono uscito un attimino a fare un po' di spesa, niente di che, ma ve la faccio vedere. E le sta allattando la bimba, è ancora un po' giù di energie. Io spero che si riprenda presto perché mi fa male il cuoricino vederla così. Adesso vi faccio vedere la spesa, magari riesco a tirargli un sorrisino. Perché ho comprato per il mio amore, che ha espresso questo desiderio stamattina, dei panini integrali con 200 grammi di prosciutto crudo di Parma e una vangata di uva. Guardate qua, perché lei ne va pazza, è la frutta che gli piace più in questo periodo. L'ho trovata fortunatamente, perché da un po' che non la trovavo al supermercato, ne ho comprata forse un chilo, non so quanto è tanta. Poi ho preso delle salviette per la bimba, che ormai le usiamo come fosse, non lo so, acqua, e ne ho presi 2 pacchi. Delle garze sterili che ci servono sempre per la bimba, per pulire gli occhietti, il cordone, eccetera, eccetera. Dei panni per casa, perché ho visto che li abbiamo finiti. Ci sono questi qua che erano in sconto a Risparmio Casa, che guardate, hanno la scritta su dove usarli, così non ci imbrogliamo, se riusciamo a essere bravi a utilizzarli per quello che c'è scritto, perché ci servivano in offerta. E poi ho preso un panno per pulire casa, perché i cani hanno fatto un casino e solamente con la scopa elettrica non riuscirei a pulire tutto. E basta, mo' gli faccio il panino, l'amore mio. Ecco qui il piatto che ho preparato oggi, che sono delle penne integrali con il tonno rosso saltato con i pomodorini. Com'è, amore mio? Buonissimo. Povero amore mio, guardate, lo sta ancora giù. Io non so come fare. Prima o poi Amore. guarirò, no? Ma certo. Adesso mangia tutta quella pasta, capito? Beh, oddio, è troppa. Buon pranzo. Allora, faccio sconvolta e mi sono fatta la doccia, sono ancora i capelli bagnati. Comunque adesso è ora di cena, poi volevo aggiornarvi su un po' di cosette, quindi magari chiacchieriamo dopo cena e vi faccio vedere cosa ha preparato Propos per cena. Allora, scaloppine con praticamente petto di pollo e sopra ha messo il crudo e poi carciofini. Questa è la nostra cenetta e come sempre io devo bere 6 litri e mezzo di acqua. Buona cena! Allora, ho appena finito di cenare, tra l'altro non so per quale miracolo incredibile in giardino tira quasi vento e ci sta, penso, uno sbalzo termico di 10 gradi da dentro a fuori. Non so se lo vedete, ma i capelli si muovono. Quindi io e Claudio tra un po', cioè tra un po', abbiamo deciso di stare un po' in giardino e finalmente io deambulo un po'. Ci metteremo lì, poi c'è Kira che sta mangiando e ovviamente verrà anche proprio Betta. E comunque, a parte tutto questo, volevo aggiornarvi su un po' di cose. Allora, innanzitutto sui punti. I punti vanno meglio, riesco a stare più seduta, diciamo, se non fosse che ho tantissimo la pressione bassa e non tanto, vabbè, la minima è a 60, però in allattamento, così come in gravidanza, ci ho sempre sofferto. Ma la pressione alta ultimamente stava facendo un po' i capricci, infatti avevo 80, 90 e quindi avevo un po' di sensi di svenimento. Ieri ho avuto anche la febbre, ecco perché non mi avete praticamente visto. Ogni giorno contatto medici su medici, il mio medico appunto generico, poi la ginecologa, insomma comunque mi sono un po' influenzata e niente, mi hanno dato tutto da prendere, integratori su integratori e diciamo, speriamo che questa cosa va meglio. Diciamo che il caldo non aiuta in linea generale, l'allattamento sta proseguendo in maniera un po' diciamo più tranquilla e fortunatamente i capezzoli non mi fanno più male, stanno guarendo, quindi di questo sono contenta. E un altro aggiornamento è che mi vedete sempre più scacciata, mi vedete sempre più scacciata perché io non sono mai stata così, infatti neanche mi riconosco, però purtroppo stando male, stando a letto, cioè calcolate che io ne soffro davvero tantissimo di questa cosa, infatti ho molte crisi di nervi, perché io odio stare a letto, cioè è proprio una cosa, cioè io vivere dentro casa
è una cosa che proprio mi soffoca, cioè non mi piace. Ovviamente non è che, cioè, ci stanno dei giorni che uno si ritaglia, che sta a casa e sta bene, o quando vai a pranzo a cena da amici, eccetera, eccetera, stai a casa. Però essere costretta malata a letto proprio non mi piace. Sono già 10 giorni e proprio sto impazzendo fondamentalmente. Se vedete voi, cioè, se mi conoscete un minimo, sapete che sono sempre super attiva, cioè pure comunque l'ultimo giorno della gravidanza, col parto aperto di 4 centimetri, io stavo lavorando e sarei andata al lavoro anche il giorno successivo se Claudio non mi avesse portato a fare un controllo in ospedale. Quindi capite bene che sono una persona che odia stare dentro casa, a letto in generale, e soprattutto malata. Però purtroppo diciamo che anche fisicamente ho veramente poche energie, questa pressione non vuole lasciarmi in pace. Diciamo che adesso mia sorella mi ha chiesto di andare a prendere un gelato perché ha detto che tira un po' di vento, ed effettivamente è vero che c'è vento, però ancora non so se andare o no perché sono... Sentite l'aria? Oddio mio, sì, questa cosa è la vita. E vabbè, comunque ancora non so se andare o no perché ho paura di usare tutte le mie energie per ritrovarmi così dopo, quando sto a casa. Quindi sono un po' indecisa. E poi volevo chiedervi in generale, scusate se le nostre giornate sono un po', tra virgolette, monotone, e spero che comunque vi tengano un po' di compagnia, perché comunque magari per chi non è partito, o in generale anche chi è partito e si vuole ritagliare un po' di spazio con noi, speriamo di tenergli compagnia. Sono un po' monotoni, è vero, perché comunque stando a casa e tutto quanto, non è che ci stanno queste grandi riprese e cose da fare, però diciamo che a me tiene compagnia vloggare, anche a Claudio, e poi in generale, ecco, speriamo di tenerla anche a voi. Mo si addormenta fuori in giardino, raga. Guardate la faccia di un uomo che sta godendo dell'arietta. Lui non so come fa, aveva ancora l'affanno, eh. Me lo deve spiegare. È l'unico che c'ha l'affanno. Buongiorno, buon martedì. Oggi è stata una notte particolare, non abbiamo dormito tanto, un po' perché la piccolina ha pianto un po', per il caldo, insomma, Ele non è ancora molto in forma, quindi è stata una notte un po' così. Infatti adesso è quasi ora di pranzo, io sto uscendo adesso a fare un po' di compere. Se Ele starà bene, che sarà, ce la faremo. Stanotte partiamo per andare giù in Puglia qualche giorno per far vedere la bambina ai miei. Sempre che Ele se la sente, insomma, che sta benino fino a stasera. E niente, adesso vado a fare un po' di compere, qualcosina al volo anche per il viaggio eventualmente. E poi ve la faccio vedere, torno a casa e ve le faccio vedere. Allora, questo è il nostro pranzo di oggi. Purello. Io mangerò Rufio. Oggi pasta al pomodoro. Zotti mi aveva promesso il sushi, raga. Vi sembra sushi? Vi sembra sushi? Eh? Ti sembra sushi? Non si offre, non si dice che si prende del sushi per pranzo a una donna che non lo mangia da 9 mesi, quello crudo. Giuro che stavo andando a comprarlo. E poi che è successo? Ho avuto un piccolo problema. E mi sei ripresentato a casa senza sushi, cioè io ero nera, eh. Vabbè, mangerò pasta al pomodoro. Tra l'altro, vedete, neanche la roppa passata ci ha messo niente, eh. Quest'uomo oggi ci delude. Lo so che non si può essere sempre perfetti, però buon pranzo. Allora, vedete un sacco di spesa sul tavolo perché sono uscito a fare un po' di rifornimenti, perché non ve l'abbiamo ancora detto, ma stanotte partiremo per un lungo viaggio. Poverina Ele, che dovrà affrontare il viaggio per andare in Puglia. E allora vi faccio vedere quello che ho comprato per stasera, perché l'amore mio aveva tanta voglia di sushi. Allora, da Panorama vendono queste box di sushi, che tra l'altro a me sembra molto invitante. Ne ho prese due diverse.
Voglio vedere cosa ha. Vedi cosa ha? Comunque c'è un po' di tutto in realtà. Non c'è il sashimi, vabbè, meglio così voglio dire, nel Vabbè, senso. però tanto ci sta nulla. Guardate, sono diversi, sono prese diverse perché così ce le dividiamo Dopo tutte ci e due. riusciamo mentre mangiamo, spero tra Facciamo, poco. esatto. Poi ho preso, vabbè, dei panini da fare con mortadella e salame per il viaggio e ho preso anche dei pavesini perché erano in offerta. Indovina quanto li ho pagati? Che so, 3 euro. Un euro in Mazza. offerta, ecco perché li ho Poi ha presi. trovato Poi dei ho trovato questi piedini. piedini di porco. No, No, poi ho preso. amore, il papà brutto. Brutto papà. Poi ho preso degli M&M's per il viaggio. Ho preso dell'acqua, ho preso i cereali perché Ele ha il terrore di non trovarli a casa e fa ormai colazione solo con Dalla questi. madre. Poi ho preso i lupi-lù, che vi dico che ci siamo trovati bene. Li ho presi però dalla taglia 2 perché Perché? Ciccio Luna sta ingrassando e adesso ha superato i 3 kg e quindi ci vuole la taglia 2. Poi abbiamo preso il mangiare per il cincilate e la sabbietta per il cincilate, 20 euro questi due pacchettini. Abbiamo preso una cassa d'acqua per il viaggio E poi le cosette sempre e le cosette mie sue, le cose intime. E basta. Amore mio, stai per andare in Puglia. Io sono arrabbiata perché hai detto che io ho i piedi da maiali. Da porcellino, guardate quanta No, io ho i bella. Quanta piedi da principessa. sei bella. Vedrai quando mi metterò i tacchi, papà. Aspetta, aspetta. Allora, ragazzi, l'ho convinto a mangiare alle 8 meno 10. Di solito mangiamo alle 9 e Solo perché mezza. c'è il sushi stasera. Esatto, quindi io l'ho visto e l'ho voluto mangiare. Allora, inizieremo da questa prima. E prendo subito questo che si chiama nigiri, vero? Sì, perché Credo, non lo so. Io vuoi sono. mangiare il salmone crudo, vero? Esatto, finalmente, mamma mia. Da 9 mesi, lo possiamo dire, sì, 9 mesi. Sì, poi tra l'altro il salmone neanche ho mangiato in generale, mi sa. Quindi. Vediamo. È pure una sleppa gigante. Sleppa. Com'è? Buono. Per te? Sì, è buono. È tipo Neko? Beh, No. non esageriamo. Poi, allora, qui dentro ci stanno questi che si chiamano osomaghi, vero? Sì. Che sono uno al salmone. Ah, io sto con la forchetta e lui con le bacchette. E invece quest'altro è Sì, all'avocado. penso di sì. Vai, mangia con l'avocado. Certo, eh. Questo è buono. Anche quello avocado. Ma assaggio anch'io quello all'avocado. La cosa carina di questo è che di solito li riempiono di salmone. Mia zia mi sta videochiamando. E mia zia c'ha la. Come si chiama? Il tempismo. Sì, c'è sempre. Allora, o quando sto in bagno, o quando sto sotto la doccia, Quando cioè. mangiamo. O dormo. Fatemi sapere se anche voi avete una zia che ha questi tempismi. Questo c'ha salmone e avocado, fuori sembra tipo verza. No, insalata, Dici? penso. Eccolo qua. Questi come si chiamano? Osomaki? No. Uramaki. Com'è? È insalata? Verza. Però sono buoni. Sì, molto. Adesso invece assaggiamo quelli con la cipolla Mamma croccante, mia, sì. che sono i miei preferiti in generale, ma Solitamente questi sono non. la vita questi. Ma bisogna vedere questi qua di. Di panorama. Praticamente a Panorama hanno fatto un angolino, che non so se qualcuno di voi ci è andato sicuramente, che è l'angolino sushi, dove c'è una specie di chioschetto dove c'è sto ragazzo che fa sushi praticamente, poi lo confeziona e insomma è da asporto. Allora, c'ha tipo una salsa rosa, non so se si vede, la cipolla e dentro c'è avocado e salmone. Top! Mamma mia, mo! Com'è? È più Buonissimo. buono Sì, però. sì, La sì, sì. È cipolla croccante è la una vita. vita, sì. Che se volete comprare, noi l'abbiamo trovata da Ikea.
Infatti, a 1 euro tipo. Adesso assaggiamo questo che c'ha le forse... uova. No, secondo me è peperoncino sopra, sai? Più che uova. Oddio, forse io non posso mangiarlo. Vediamo. È peperoncino. No. Sì. È peperoncino anche se sei un po' pizzico. Allora questo no. Comunque è fatto con peperoncino, salmone e avocado. Mannaggia, mo forse pure questi. Forse riusciamo a togliere la forchetta da sopra. Vabbè, capirei, quelli sono due. Vabbè, io intanto nel frattempo mi rimangio la cipolla. Fatemi sapere se voi siete team bacchette o team... E soprattutto se anche i vostri compagni mangiano senza maglietta. Scusate, sono entrato a casa da fare la spesa e stavo morendo di caldo. Dai, ma oggi neanche fa così tanto caldo. Mamma mia, meno male. Beh, comunque nel frattempo io sto finito tutto. Mangio. Si vede che il sushi lo sogniamo anche di notte. Tra l'altro siamo riusciti un po' a mangiarlo lo stesso. Sì. Non lo sapete. Noi prendiamo il secondo. Ah, qua c'è il granchio, già ho visto. Granchio e Philadelphia. E semi di sesamo fuori. Eccolo qua. Dai, ce la fai, ok. Chissà come sarà. Io assaggio questi del centro. Se ce la faccio. Quello è un po' rotto. Vabbè. Che... Però li hanno fatti bene perché c'è poco riso. C'è quello con il peperoncino, vediamo. Mangia questo che non ce n'è, ce n'è pochissimo. È sempre quel granchio. Infatti questa è la box di granchio. Ah, vedi? Ah, vedi, ho fatto apposta, ho preso uno. Non lo so. In realtà no. Però può sembrare, l'ho fatto apposta, ho preso uno e uno. Manco l'avrà letto, lui ha preso quello che gli ispirava. Questo anche è uno dei miei preferiti. E poi per sicurezza, cioè non ho mangiato neanche questo, anche se in realtà il gambero è cotto. Sì, però... Ecco, qua invece hanno messo tanto riso, onestamente. Sì, forse anche un po' troppo direi. È buono però, Madonna, sembra strano, ma io sono quasi pieno. Anch'io, lo stavo dicendo. Anch'io in realtà sono quasi piena. Sembra strano, ma è così. Mio, sì. E adesso mangio questo, che è la stessa versione di quello di prima, solamente che all'interno c'ha il granchio. Granchio, avocado, cetriolo e cipolla croccante. Che poi anche in allattamento... La pediatra mi ha detto che tipo cipolla e aglio non è vero che vanno evitati come tipo le credenze popolari che dicono, però vanno mangiate meno perché il latte potrebbe non essere più buono, gradito, cioè c'ha un sapore più forte, no? Quindi o lo mangiate lontano da l'allattare, dalla coppata, o lo mangiate raramente. Io è la prima volta che la mangio in 12 giorni, quindi... Sì, ma questa magari pure, essendo pure lavorata, sa di meno di cipolla. Beh, sì, ma poi tanto propopetta mangiate tutto. Cioè. Mamma mia. Ieri ha fatto una poppata di 100 ml. La pediatra mi ha detto di darglielo, perché ovviamente non è che la possiamo far piangere di fame, perché io e lui ci abbiamo 3.000 crisi, essendo... la prima bambina, e diciamo, ma com'è possibile che è passata da 60 a 100? Cioè, perché comunque non è che dici da 60 a 70, che ne so, da 60 a 100. E lei ha detto, no, si vede che c'ha più fame, non ti preoccupare. E infatti oggi stava a 3 kg. Poi adesso più diventa grande, più mangerà, quindi preparati. Mamma mia. Beh, continueremo a mangiarlo. Sì, io sono pieno. Per conto nostro. A dopo. Valigie pronte. Cani pronti.
Sono le 3 più o meno e tra un po' partiamo, cioè tra pochissimo. Qua ci sono anche gli abbeveratoi e le cibarie varie. Qua ci sta la roba dei cani. E questa sono io, con la zero voglia, che mi contraddistingue nel partire, perché ho sonno. Buon viaggio a noi. Aiutateci. Comunque, sto perdendo peso. Col caldo dell'allattamento sto dimagrendo.